sì, l'inizio della guerra, sì, perché già mio fratello è andato via, il più vecchio, è andato via del 39, era già in Albania. Perché l'altra sera, mentre guardavo le cartoline, guardavo del 39, i primi del 39 era già in Albania. Poi aveva già fatto il militare a Udine, perché era negli Alpini della Julia, aveva già fatto il militare come alpino. Poi dopo, quando hanno, si vede che era scoppiata anche la guerra dell'Albania, li hanno mandati là, e da là poi ha fatto l'Albania, la Grecia e la Russia. Di questo mio fratello, che era tornato. Ma è tanta lunga la storia di mio fratello, poverino, perché è stato prima in Albania, in Grecia e poi in Russia. E dalla Russia è tornato ammalato. Anzi, credevano che era morto, no? Mentre prendevano sui morti là nel Don. E lui non era morto, era siderato, stava male, ma non era morto. Dopo si vede, piano piano l'ha rifucilato e sono riusciti poi a portarlo a Rimini. E dopo l'hanno tenuto a Rimini 3 mesi, che purtroppo non ci siamo andati nessuno a trovarlo, perché allora non c'era la possibilità di andare, non c'erano i viaggi, non c'erano mezzi di niente. Io a Milano sono andata a piedi, ma andare a Rimini secondo me mi sembrava troppo lontano. Mio padre era a casa durante la guerra e fortunatamente era a casa. Lui non ha fatto niente. Lui andava sempre a vedere quando c'erano dei tedeschi. Lui stava attento ai partigiani. Lui, quando non lavorava, lui non, dormiva poco, perché lui doveva sempre andare a vedere se c'era qualcuno, perché se per caso qualcuno avesse ammazzato un tedesco così. Se qualcuno avesse ammazzato un tedesco, lo sa che bruciavano addirittura dei paesi, distruggevano quello che trovavano. Almeno ammazzavano un tedesco, ammazzavano 10 dei nostri. Allora mio padre stava molto attento, infatti a Marola hanno bruciato solo una casa, perché non so se è rimasto ferito qualcuno. Io a quei tempi non ero a casa, ero un po' in montagna, un po' a Reggio, secondo, io ero sempre in viaggio.